Ok, bentornati, bentornati nel ripreso di nuovo su Darksiders 2. Allora, innanzitutto devo scusare la mia voce nasale. È mercoledì e io ho appena passato gli ultimi 2 giorni con in uno stato febbrile e malaticcio. Da cosa buona però, il mercoledì di questa settimana che sto registrando, che è il 2, domenica è molto probabile. Quindi c'è una buona percentuale che riesco ad andare al roaming, quindi haha! E se sempre ci riesco, cercherò di fare un video di esso. Quindi è da tanto che non faccio video sul roaming, ma io ho una specie di vlog, però come al solito non ho l'attrezzatura adatta. Oh, come si dice? Pensavo di poter arrampicarmi lì, ma non posso. La telecamera vecchia, la vecchia fotocamera che fa anche video, però perché non ho la possibilità di spostare roba sul cellulare, perché altrimenti lo farei. Dunque, allora, Darksiders 2 però, non perdiamoci in Barbabietole o Barbagianni o... Devo farla di corsa? No, devo semplicemente tenere premuto il pulsante. Fortuna che ho il mio separatore d'anima. Dan taran tan tan. Prendete anche voi il vostro separatore d'anima dal re dei morti. Perché? Perché non potete andare da una parte mentre vostra moglie vuole andare dall'altra? Nessun problema, separatore d'anime. Lasciate vostra moglie con una bellissima coppia di voi stessi. Ma fai fatto schifo come mercante, però. C'è uno scrigno, ma non ho capito dove sta. Va bene così. Ma dov'è sto scrigno? Ma è sotto? Vabbè, poco importa. Immagino debba tenere premuto questo pulsante. No. Che cazzo è quello? Che cos'è? Allora, Darksiders, non perdiamoci in chiacchiere. Ah, boiamondo, è vero. Da quant'è che non sentivo boiamondo? Di che cartone animato era? Boiamondo. Flintstone, boh. Ok. Lì non posso attivare niente perché c'è questa leva. Lì manca la chiave. Qui sotto non sarebbe una bella caduta. Ho sbagliato strada? Allora. Sì, polvere, so che devo andare lì, ma se non ci posso andare, tutto un cacchio, non credi? Aspetta, pulsante. Bappa! Appari a me. Ci sono due strade. Quindi probabilmente me le dovrò fare tutte. Aspetta. Quella davanti a me non l'ho fatta. A meno che non è la stessa. No, è la stessa strada di prima. Ma io da dove sono arrivato? Dannazione! Possibile che ogni volta deve sta ci deve sta, sta storia. Allora, scusa, perché c'è una possibilità di salire lì, ma non c'è la possibilità di salire da là? Aspetta, però questa è aperta, o sbaglio? Allora, è aperta un cacchio perché c'è sta la chiave, da aprire con la chiave. Se c'è una serratura, deve esserci una chiave. Ma va! Ma va! Come chiudere la chiave la bici e poi non si portassi appresso la chiave. Sì. Ma cosa? Polvere, ho capito che devo andare là. Andare verso una idiota. Non vuol dire che sia bloccato da tutte, non si possa ruotare, no? Vai!
Ma io aumento sempre di più la lunghezza dei salti. Ah, riecco a Annibale la Rashputin. Quella mi serve. Che guardiano ci starà davanti? Lo scarrafone. Con una marea di suoi alleati. Adagio, scarafo. No, io devo puntare allo scarafone. Ci sono molti nemici che si parano adesso. Ma chi se le frega di questi? Questo qua. Scarabeo colosso, non morto tra l'altro. Ma fanno un po' ridere queste autocose guidate. Oh bellini, datemi energia minitore così io posso usare. Hey! Che poi la percentuale è molto bassa di quanto io possa congelare, ma in realtà congelo molto più spesso con quei corvi. Forse perché sono colpi multipli, è vero, eh. Vedete, sono 4-5 colpi alla volta. Ok. Perché non sono stato zitto? Venghi, no? Guarda che c'ho. Però comunque devo dire che, allora, rispetto agli altri giochi era molto più facile utilizzare. No, sto dicendo. Bella uccisione con il contrattacco. Era molto più facile uccidere con la forma trasformata di guerra. There we go. La forma infernale di guerra era molto più potente di questa. Però diciamo che permetteva di fare poche cose. Voilà. Rispetto a questa. Quella di morte c'ha un tantino più di raggio d'azione. Beh, è una falce rispetto a una spadona. Quindi, anzi no, più che spadona, se non sbaglio, c'ha un, dovrebbe essere una claymore. Perché è bella lunga. In teoria. Avete capito? La spada di guerra è lunga. Ok, basta cazzate. Io per un attimo pensavo che stesse attaccato. Ho detto boh. Ti permettere, Rasputin? Sai succede se rimango fermo? Magari mi attacco, è davvero. A me sa che sì, eh. Mi sa che mi attacca a vedere. Aspetta. No, ok, no, pensavo ci fosse qualcosa. Vabbè, quella chiave non è che mi serve. Quella moneta non è che mi serve per forza. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Io comunque con l'equipaggiamento sto ancora malissimo, visto, Non vedi niente. Allora, niente. Oh, un martello. Un martello. Che fa meno di questa ascia. Però questa ascia è molto più lenta. E un martello sarebbe un tantino più utile. E che l'ascia c'ha. Allora, rispetto a un martello, l'ascia c'ha un botto di raggio d'azione. E tutta sta roba da tu qua. Grazie. No, niente spine. Qualità di esecuzione. Vabbè, questa è meglio. Beh, pure le esecuzioni, ad esempio, sono state modificate dal primo Darksiders. Lo possiamo notare subito. C'è una percentuale di cosa, di quante ne possa usare contro una percentuale, contro guerre che praticamente bastava che il nemico fosse debole per utilizzarla. Ma io potrò aprire la porta senza che quella si... 9. Pensate no. E come la porto di là? A meno che... Oh, esplode al contrario. No, esplode al contrario. Ah, sì! Sì. So cosa fare. Almeno credo. Se non sbaglio posso rubarmi le cose dalle forme. È possibile che questa stanza serviva solo a questo. A meno che... Questa non fosse una stanza bonus. Quindi tipo quella non la posso aprire perché è chiusa. E c'è il fiore bomba lì.
Però posso aprire questa adesso, con la chiave. Niente, mi sta venendo il fuocone, raga. Devo tossire, mi spiace. Ok, mi è come qua, scusate. E come ho già detto più di una volta, soffro, come ho detto, soffro di naso. Quindi in primavera ad esempio soffro di allergia malissimo. Infatti tossisco e starnutisco fino a quasi a settimane, proprio male. Infatti di recente, questa allergia è di recentissima, saranno 3 anni, 4 anni. Adesso però c'ho sempre stato un po' sensibile di polmoni, tipo il gesso a scuola, il gesso, o che ne so, polvere, già che c'è della polvere, ah, sono allergico a polvere, già che c'è della polvere io comincio a tossire, che mi dà fastidio ai polmoni, non so perché, forse sarà stato perché ho passato anni e anni con fumatori, non fumo però, non ho fumato, non fumate ragazzi, perché conoscete i rischi, però avendo fatto 5 anni con una classe di fumatori, vabbè, cos'era? Un buon 80% fumava. Io voglio rompere questa cassa da morto, ma quanto pare, eh beh, un buon 70-60%, più di 60% fumava in classe mia, quindi non fumate ragazzi, non fate le cazzate, per favore, neanche droga. Ehi, 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 che è qua dietro? C'è quell'oggetto strano? Ma anche no. Che cazzo stai parlando? Credo sia sopra di me. Esatto. C'è... Ghe. Non fa cosa, ghe. Tukai, tukai. Il gioco tukai. Ah, c'è una cosa... Ah, aspetta, 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 aspetta. Quella era una cosa del labirinto delle anime o sbaglio? Non lo so. Comunque non solo gesso e fumo mi danno fastidio. Mi danno fastidio ad esempio gas di scarico. Qualsiasi cosa possa inucirmi a... Cioè possa entrarmi nei polmoni che non sia ossigeno. E soffro tanto il caldo, quindi proprio d'estate comincio a insimare tantissimo. Soffro di... Ah... I see what you did. E questa apre una. Ok. That's a good... Ah sì, me la ricordo sta parte, sì. Me la ricordo. A meno oggi che sto in santa pace, perché sto da solo in casa, quindi sto registrando con porta aperta, finestra aperta, come vorrei che registrassi sempre, però non mi è possibile perché sono usciti, bisognava fare una cosa importante. Ma tu fai peso normale o devo portarti la statua? No, ok, no, no, non serve, non serve. Però io non posso uscire da qui senza... No, cosa fa? Statua! Primo switch. Scendi. Sì, perché stava arrampicando? Trasci. Vai, 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 vai. Non vorrei che l'altra cosa sia in spegnimento, ok. Vai, 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 vai. Poi mi tocca tagliare sempre le parti perché non riesco a trovare subito le risoluzioni dell'enigma. Cioè, io... C'è solo un enigma che non mi ricordo del tutto e che sarà difficilissimo da ricordare, che probabilmente andrò a guardare assolutamente, perché la voglia di andare, di fare loro tutto, è un enigma con... che del prossimo... No, prossimi due mondi. Prossimo mondo so, è una cazzata, è il mondo dopo quello. È difficile. Parecchio difficile. Ha intenzione di... Ok. Abbiamo esplorato tutto. Aspetta ciò. Esplorato tutto ciò. A parte quella scrigno che sta lì che mi dà fastidio. Sì.
Ma non mi interessa, tanto sono skin a cavolo. Al massimo mi può dare la mappa, che mi può dare la mappa. Ci devo fare con la mappa. Ok, siamo scesi di un piano. Ah no, due piani. Dove stiamo andando, di grazia? Milano? Più dalla nebbia. No, Milano è... più una patena. La patina catena. Uè, gara, uè, scegetta. Vorrei un manicato. Uè, mamma. Questo è uno stralcio tra uno dei miei comici preferiti. Che ha fatto tutti i dialetti d'Italia, mi sta votando. Quello, il giorno in cui ho visto... beh, non l'ho visto proprio dal vivo, però... ho visto lo spettacolo su internet, mi sono tagliato delle risate tantissimo. Sì, ho la brutta presentimento che ci sia un boss adesso, quindi per favore, se mi date qualche cosina per stuzzicarmi l'appetito. La pozione... oh, bravo. Una sola però, E fa ridere come manchi apposta il bersaglio, cazzo. Queste falci sono veramente imprecise. L'hitbox almeno. E come le usa, non c'è uno stile veramente di come le usa in realtà. C'è una marea di soldini, però non so che farci. Anche perché ogni volta che vado al negozio il mercante non c'ha un cazzo. Se sapessi dove sta Vulgrim in questa mappa, devo usarle di più le combo. Uso troppo la seconda arma, poi mi trovo con le armi secondarie. Com'è che ha aspettato a me per far uscire questa cosa? Porca trotta, mi ero dimenticato di sto schifo. Cthulhu, Cthulhu. 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 E niente da lì. L'ospite gemente, Cthulhu. Ognara Loptep, uno dei due. Oh Gesù! Ah no, vabbè, oh, i danni sono buoni. You miss! Vediamo di premere troppi pulsanti insieme. Potresti... oh. Grazie. Grazie. Ok, c'hai due pugni, il pugno singolo, la spazzata che fa una volta in avanti e una volta indietro. Aia. Vabbè, pensavo peggio, non hai fatto niente. Vabbè, tutta la battaglia così. Oh no, no! Aia. Ma come non mi fai niente? Così non ti posso... ah, ti posso attaccare davanti. Che criticazzo! Un po' di sfranno de botte. Sfrannalo, sfrannalo! Sei già reso? Ah, ecco! Meglio per me. Recupero energia meditore. Andale, mio amico, andale! Ecco, adesso l'ascia sarebbe molto utile. Livello aumentato. Devo aumentare l'abilità raccolto. Non l'aumento. Cioè l'aria collera, non rompere le balle. Però io vorrei avere un timer sulle abilità. O meglio, vorrei avere l'effettivo... utilizzo, nel senso, quando utilizzo un'abilità vorrei vedere quanto tempo rimane attiva. Tipo i MOBA che c'hanno. Infliggete danno. No. Questo. Poi vabbè, prenderò questo e raccolto rosso che mi metterà l'energia mititore. Ok, seconda fase. Aspetta un attimo. Ah no, lo rigenero. Ops. La schivata! Merda, comincia a passare. Scusate, c'è un po' di gente in mezzo alle palle.
Calma, Dana. Oh, mo se ragiona. Questo è uno scontro che volevo. Ops. Doppi pugni. No, pugno singolo. Shoryuken. Mancato. Aia. Ma com'è che non fa così? Dai, l'inghip. Sicuramente c'è un inghip. Forse c'aveva un instant kill. Questo c'avrà sicuramente un instant kill. Ma tienimi. Beh. Vado, quello era a posto. È già morto. Ma dai ragazzi, però non mi potete fare una battaglia così e poi farmi ammazzare il mostro con un colpo. There's no sense. Oh mio dio, non credo sia morto. No, non credo sia morto. Dicevo, semplicemente adesso credo che farà molti danni. Ah beh, mo cominciano a passare pure sti cosi. Devo continuare a muovermi. Rasputin, ricorda chi è il tuo vero padrone. Posso continuare tutto il gioco. Tanto dopo tre colpi muoiono sti cosi. Finiamo? Per un attimo non mi è partito. Non mi è partito la skill. Pure collera in realtà non sarebbe malvagia come skill. Tanto, tanto è un duello così, quindi ciao. 30%. Una restabile attiva, morire che confligge un colpo critico. Poi cioè, c'è questo. Infligge danni aggiuntivi. 3 secondi. Allora, proviamo a infliggere un secondo colpo con ciascuno. Ecco, questo mi interessa. Pure questo mi interessa come skill. Perché mi permette di aumentare quanti danni faccio. Vabbè, poi il fendente di trasporto lo cambierò assolutamente con l'anima. Con la frenesia. Altrimenti no. Pure il tornado, se non sbaglio, è buono. Però è meglio per skill, per attacco, per combattimenti ad aria. Brutto, girate un po'. Mamma mia quanto è brutto. Bello sto critico. Ah, adesso sì che si ragiona quei danni. Però mi sa che se non sbaglio io mi curo. La cosa bella è che quando uso raccolto la mia, il mio danno, meglio, morte, diventa invulnerabile. Ok. Respidegement. Occhio. Tutto qui. Ok. Fatto. Oh che bella sto martello. Ma che bello, c'è la faccia di un corvo. Polvere, sarà mica il suo fratello. Campagne aggiuntive, la forgia abissale. Non sapevo questa cosa. Me la ricordavo più che altro.
Forse perché nella versione PlayStation 3 non c'erano tutti i DLC, può essere. Oh sì, non è che non mi ricordo. Sì, però sto loot, che cazzo mi significa? Dai, guarda che schifo. Guarda. A malapena 200 monete è una stronzata. Ma che cacchio. C'è guardo danni da gelo però. Wow. Potenzia anche. Facciamolo subito. No, non volevo dargli danno a gelo. Perché quando tu vuoi sacrificare, poi quando raggiunge il livello che raggiunge, gli chiede di scegliere un potenziamento. Io premo subito X. Quello era per uccisione. No, quello era per uccisione. Aspettate prima che mi sbaglio e sacrifichi qualcos'altro. Che mi serve magari. No, tutto quello che mi serve ce l'ho già. Quando voi sacrificate qualcosa e sale di livello, vi chiede, vi permette di premere subito X. Se permette, no, se premete X, vi potenzia, vi sceglie una skill, una delle due skill. Che so, una stronzata, vedete? Danni da gelo, danni da perforazione, collera su colpo critico. Ormai io ho messo danni da gelo. Questa dovrebbe essere la fine di sto mondo, no? Quindi in teoria danni da gelo potrebbe essere utile. Ma non so sicuro. Andiamo a sacrificare finché non... Tanto dovrebbe bastarmi un salire di livello al massimo. Danno col pallino, forza. Mettiamo forza assolutamente. Sembra di star a fare Dragon Age. Ok, forse non ci arrivo. Mi sa di no. Al pelo. Danni colpo critico, collera. Non lo so sinceramente. Arcano non mi serve. Danni colpo critico su martello però. Ma su martello però. Vabbè, mettiamolo, dai. Posso potenziarlo, ok. Vabbè, la lascia l'avevamo fatta in maniera che faceva più danni con colpo critico. Che mi è rimasto? Solo due cazzate qua. Fa vedere sto martello. Guarda che è fatto bene, eh. Guarda che bello che è. Bellissimo, mi piacciono quando hanno queste cose, sti armi. Sono poche armi che mi piacciono in questo gioco, in effetti. Vetane del caos, queste. Questo, aspetta, ma noi eravamo qui dentro per cercare il pozzo delle anime. Giusto? Cavalieri, mi hai forse chiamato? Oh, per l'amor del cielo. Io sono colui che cerchi. E dove potrei essere? Se non nella città dei morti. Vuoi fare una domanda? O startene lì come se avessi visto un fantasma? Dimmi come si arriva al pozzo delle anime. Finalmente delle risposte. Il pozzo delle anime è un luogo di potere inimmaginabile, chiave della vita e della morte. Questo l'abbiamo capito. Creazione. Ce l'avete spiegato tutti 100.000 volte. È questo che il pozzo ha una sua chiave, che è stata divisa molto tempo fa. Ok. Gli angeli ne hanno una metà e i demoni l'altra. Ecco. Le due parti non si. Già avete capito dove stiamo andando. A meno che tu non voglia davvero salvare tuo fratello. Per salvare guerra darei l'assalto alla città bianca. Ma non esagerare. Sono più che sicuro. Ma non è necessario. Gli angeli che bello, hanno che altri regni oltre la città bianca. E è vero. I demoni oltre il loro regno oscuro. Capirei tutto quando raggiungerai l'albero. L'albero. Ci sono già stato, padre Corvo. Non è. Ciò nonostante, dovrai trovare di nuovo l'albero. E andare dovunque ti porterà. Absalom è vivo. Absalom è vivo. La sua furia e la sua agonia si diffondono come la corruzione. Distruggerà i frutti del creato per annientare l'equilibrio. Ho ucciso Absalom una volta, padre Corvo. Se tornassi indietro, lo risparmierei. Dubito che ti riserverebbe la stessa cortesia. Come posso sanare l'umanità? Il pozzo delle anime. È da lì che... Ho ucciso la bestia che infestava questo luogo. E in altri tempi ciò sarebbe bastato. Ma qualcosa... Temo che le anime che hai lì... Allora non c'è più speranza. Non è così. Anche ora porti con te il... I Nephilim?
Se sacrifichi le loro anime, sì. Ah! Dunque devo sacrificare i Nephilim sono morti. Per tua stessa li vorresti abbandonare al tormento eterno in quella ca... Vabbè, non è... No, albero della morte. Non è una cattiva... Corri all'albero. Corri, ragazzo, laggiù. Ti ha lasciato un regalo. Oddio, che palle ste prove del fuoco. Allora. Dunque, abbiamo finito il regno dei morti. Finalmente anche. Quanto mi piace sto martello. Allora, prossimo video gameplay. Non so neanche quando riuscirò a montare questo, sinceramente, ragazzi. Perché se domenica vado a Romix devo montare tutto oggi stesso. Quindi dovrò montare oggi Prey, la nuova serie del martedì, perché non ve la spoilerò. Ricordate, sarà soltanto qualcosa di abbastanza famoso che di oggi, di adesso. Coso? Sì, c'è il mio gatto che mi sta chiamando. Adesso vado. Bioshock usciranno due puntate. Resident Evil ce l'ho già pronta perché mi sono preparato. E questa è Darksiders. Quindi, ciao ragazzi, vi ricordo che se vi ricordo come sotto il video della nave. Ci vediamo, ragazzi, vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye.